Proponiamo di avere una situazione di questo tipo. Ho un generatore Allora, questo filtraggio di frequenza è risonante o antirisonante? Intanto supponiamo che la capacità sia, ovviamente questo non sarà il generatore della corrente alternata domestica, quello è già stabilizzato di suo, quindi è un qualche tipo, non so, potrebbe essere un'antenna radio, quello che volete, qualcosa a cui arrivano varie frequenze, devo fare dei filtri. Allora, supponiamo che qui la nostra capacità sia di un nanofarad e la bobina induttanza di 100 milliherri. Allora, sì, dovrebbe venire un numero che si riesce a fare la radice. Allora, vorrei sapere qui alle varie frequenze, qui il segnale che mi prosegue in questa direzione è filtrato come? Cioè, è un filtro risonante, per cui se queste sono le frequenze in entrata io mi trovo in uscita una cosa del genere, oppure un filtro antirisonante, quindi un filtro fatto così, e in uscita mi trovo un segnale che è bucato proprio in prossimità di certe frequenze. Ovviamente i filtri, molti filtri sono di questo tipo. Ovviamente voi volete tunare, quindi voi potete certe frequenze abbassarle di più, altre di meno. Lavorate sulle diverse frequenze sfruttando dei dispositivi di questo genere, oppure fate il contrario. Però di solito il contrario è quando io voglio selezionare una banda precisa, per dire, per il fondo microonde, io voglio una banda che sia precisa sulle frequenze di oscillazione dell'acqua, e l'acqua quella che viene scaldata. Allora sapete che basta che invece che l'acqua ci metta il ghiaccio, che è acqua solida, e già quello serve, il forno a microonde serve molto a poco, sta lì le ore, perché il ghiaccio non le molecole del ghiaccio sono sempre molecole di acqua, ma sono fissate in modo tale che non ci vanno in risonanza. Allora, dunque, questo allora è risonante o antirisonante questo tipo di circuito qui? Allora, noi qui abbiamo questo blocco qui, è un circuito LC parallelo. Il circuito LC parallelo l'abbiamo studiato, è fatto in modo tale che se questa è la capacità e questa è, tra questi due punti, se io applico un potenziale oscillante di tipo V0 e alla I omega T, tra questo punto e questo, passa un'intensità che è antirisonante. Passa che vuol dire? Vuol dire che questo è il punto 1, questo è il punto 2, passa nel senso che da qui si trasferisce fino a qui, questa intensità, questo è il concetto di passa. Se passi da qua o da qua, questo ci interessa relativamente, il punto è da qui arrivare qui, poi dove passare è passata. Allora, qui abbiamo visto che questo è lo standard del circuito antirisonante, cioè data una tensione tra questo e questo, invece c'è una, quando questo va in risonanza, nel senso risonanza però al proprio interno, su questo circuito si va in antirisonanza tra questo punto e questo. Questo lo possiamo capire perché abbiamo, essendo un parallelo, 1 sull'impedenza totale uguale a 1 sulla Z del condensatore più 1 sulla Z del solenoide, insomma. E quando sommiamo queste, praticamente otteniamo quindi meno I omega C, che è l'inverso dell'impedenza del condensatore, più I su omega L, che è l'inverso dell'impedenza del, vi ricordo che I al denominatore significa meno I al numeratore, meno I al denominatore significa più I al numeratore, è la stessa cosa. Quindi questa roba qui va si azzera, questa, praticamente questa parentesi qui, che è 1 su z totale, va a 0 quando omega quadro è uguale a 1 su lc. Se fate due conti vedete che è la stessa condizione della risonanza, identica, però in questo caso mandare a 0 la solita parentesi significa mandare a 0 l'inverso dell'impedenza e non l'impedenza.
Cosa vuol dire l'inverso dell'impedenza? Bene, l'impedenza per questo circuito è l'impedenza tra questo punto e questo, perché ho sommato il parallelo di un'impedenza qui e un'impedenza qui. Il parallelo c'è tra questo punto e questo. E se cioè la struttura, questi sono due oggetti in parallelo. Se io considero tra questo punto e questo, il ragionamento salta per aria. O se io considero lungo questo circuito, dove prima metto uno dei due e poi metto l'altro, questi non sono in parallelo, questi sono in serie, ma tra questo punto e questo stanno in parallelo. Quindi dipende un po' da quali punti io considero. Allora, quindi quando questa frequenza va in risonanza, la parentesi si azzera, e però si azzera all'inverso dell'impedenza. Che significa si azzera all'inverso dell'impedenza? Significa che se 1 su z va a 0, z va a infinito. Quindi se l'impedenza va all'infinito, qui non passa più niente, tra questo punto e questo non passa più niente. Quindi questo, per quanto, siccome questo adesso però vedete come è stato messo in questa maniera, significa che tra questo punto e il punto che apre il parallelo e il punto che lo chiude non passa niente, quando sono alla frequenza di risonanza. Quindi è una situazione di questo tipo qui, dove questa sarà la frequenza di risonanza. Quant'è questa frequenza di risonanza? Vediamo. Allora, è il prodotto LC è uguale a 1 nanofarad, che significa 10 alla meno 9 farad, per 100 milli, quindi per 0.1 H, quindi 10 alla meno 10. E vabbè, chiamiamoli farad per Henry. Che cosa significano? Significano qualcosa che ha a che fare con i secondi, perché noi sappiamo che omega quadro, che questo è 1 su omega quadro, quindi omega quadro è l'inverso di questo, quindi questi sono secondi alla meno 2. Quindi ho omega uguale alla radice di questo al contrario, quindi 10 alla 5 secondi alla meno 1. Scusate. Allora, secondi al quadrato, non secondi alla meno 2, perché omega è unità secondi, sarebbe radianti al secondo, ma il radiante non è un'unità, è solo un promemoria in un certo senso. Quindi 1 su omega, o se volete 1 su omega al quadrato, uguale a secondi al quadrato, quindi questi, farad Henry, sono secondi al quadrato. E quindi qui è secondi alla meno 1, che è omega, però omega non è la frequenza. La frequenza è uguale a omega diviso 2π greco, quindi questo diviso 2π greco, quindi questo diviso circa 6, quindi è una roba che è più vicina a 10 alla 4 che a 10 alla 5. Sarà una roba tipo 12.000, che ne so, così. Quindi qualcosa che sta, no, anche vicino al 15.000, scusate, più vicino al 15.000. Che succede se in un dispositivo risonante, per esempio questo, ma anche un dispositivo meccanico, un oscillatore, non ho nessun tipo di quantità dissipativa? In questo circuito non ci sono quantità dissipative perché non ci ho messo la resistenza. Se ci metto qui la resistenza, allora c'è una dissipazione. Qui non c'è nessun tipo di dissipazione. Che succede se non ho nessun tipo di quantità dissipativa in questi circuiti o in questo dispositivo? Allora, i conti si possono fare lo stesso, e col sistema degli esponenziali complessi noi tiriamo fuori comunque dei risultati. Quindi avremo per esempio che se, non so, tra questo, vabbè, abbiamo visto che l'intensità, se siamo in una condizione non risonante, per esempio, io so, omega uguale 100, c'entra niente con quella di prima. Allora, abbiamo visto che la 1 su z è uguale, abbiamo detto, a
scusate, i su omega L meno i omega C. Allora a questo punto sostituisco il mio centro qui dentro e qui dentro. Questa prima erano, mi pare, un decimo di Henry, questa era un nanofarad, sostituisco qui dentro. Adesso con questi numeri, qui il nanofarad qui, 10 alla meno 9, farà sparire questo pezzo. Mentre questo ha un cento e poi un centesimo, quindi questo è uno, scusate, un decimo, quindi questo è 10 e quindi questo è un decimo, quindi rimane solo questo termine, questo praticamente lo posso trascurare completamente. Quindi questa impedenza è circa i su, abbiamo detto 10, i decimi. Quindi la nostra impedenza è uguale, è approssimativo a 10 i. Meno 10 perché i passa da, questi cambiano di posto, sto passando da 1 su z a z. Allora, quindi io, se ho una tensione qui oscillante, diciamo di 100 volt, con questa frequenza qua, questa omega qui, allora ho fatto i miei calcoli, l'intensità sarà uguale a 100 volt diviso meno 10 i. Ossia uguale a meno I, lo porto su, diventa I per 10 ampere. Che significa questa cosa? Significa ovviamente che tanto la tensione quanto l'intensità girano, però l'intensità anticipa di circa 90 gradi. Non saranno precisissimi se ci metto questo qui, però sono abbastanza precisi perché c'è una correzione così piccola che praticamente, quindi questa è l'intensità. Questa è la tensione, tutti e due girano con questa frequenza qui, 100 diviso 2 pi greco volte, però sono sfasati di questa quantità uno rispetto all'altro. Lo sfasamento fa sì che se noi calcoliamo la potenza assorbita da questo circuito ad opera della nostra tensione che abbiamo applicato tra questi due punti, risulta zero, perché ricordate che quando questi, la potenza è V per I, i moduli si intende per il coseno dello sfasamento, e qui lo sfasamento è 90 gradi, quindi la potenza assorbita è 0. Questo è il risultato del fatto che abbiamo trascurato le resistenze. Trascurando le, se avessimo messo le resistenze, quest'angolo sarebbe cambiato, ovviamente se la resistenza non è trascurabile. Questo, dal punto di vista, se avessimo il pendolo, è una situazione in cui il nostro pendolo non ha forze dissipative. Il problema è che tutta questa storia di omega t e tutto il resto, l'impedenza, si basa su un'idea di fondo che viene a saltare nel momento in cui non esistono forze dissipative, cioè l'idea di risposta stazionaria. Cioè, vi ricordo che tutta la costruzione che sta dietro a questo concetto, che questo sia una costante, nasce dal fatto che se io ho una perturbazione periodica che incide su un certo sistema, anche la risposta di questo sistema ha la stessa periodicità, avrà una diversa ampiezza, un diverso sfasamento, ma ha la stessa identica periodicità. Questo però in regime stazionario, z è il rapporto costante tra questa risposta e questo, ma insisto, vale il discorso solo in regime stazionario. Se ho appena acceso la perturbazione, qui all'inizio succede un casino, le frequenze sono diverse, non è solo quella della forzante esterna. Ora il problema è che in assenza di forze dissipative la stazionarità non si raggiunge mai. Questo fatto è espresso nel fatto che trovate dei numeri che sballano, dei numeri strani. Per cui ovviamente noi per farci qualche conto, dando per scontato che sia approssimato, tipo probabilmente quell'intensità, anche se c'è un minimo di resistenza nel circuito, il calcolo che abbiamo fatto dell'intensità è una buona approssimazione se siamo riusciti a togliere le resistenze per quanto possibile. Però appunto ci vengono dei risultati che è un circuito che impiegherebbe parecchio tempo arrivare alla stazionarietà, stazionarietà che si raggiunge solo grazie al fatto che una piccola resistenza comunque c'è.